arriva l'avviso di chiusura indagini a quasi un anno di distanza dal maxi sequestro di bestiame. Nel mirino era finito l'allevamento dell'azienda agricola Il Prato di Castiglionfibocchi in provincia di Arezzo, ritenuto dall'accusa un vero e proprio allevamento lager all'interno del quale gli animali venivano sottoposti a sofferenze indicibili. Ovini, caprini ma anche bovini sarebbero stati allevati in cattivo stato di conservazione, malnutriti e con mangiatoie che provocavano loro lesioni e in uno stato di inadeguatezza igienico-sanitaria. 92 capi infine sarebbero morti per malattia, la coxiella. La società che difendo ha recuperato animali in stato di abbandono e anche sotto sequestro proprio per cercare di tenerli al meglio. Quindi questa accusa la considera proprio fuori dal mondo. Nel registro degli indagati era così finito il legale rappresentante della società. Ci sono margini per la difesa, ma non escludiamo anche riti alternativi, anche perché la mia assistita è rimasta sulla graticola a lungo per queste cose. Adesso si è aggiunto anche un nome eccellente, il responsabile del servizio sanitario veterinario dell'ASL per la zona aretina, a cui il PM Angela Masiello contesta il reato di falso. I sigilli erano scattati nell'agosto 2017 su disposizione del GIP Giampiero Borraccia. In ASL nell'occasione avevano sequestrato anche una grossa partita di formaggio prodotta con latte del gregge e contaminato dalla coxiella. È stato dissequestrato tutto per quello che riguarda gli animali e l'azienda, tranne le formaggi che potrebbero essere oggetto di nuove indagini per confutare quelle risultanti ed effettuate a Roma. Adesso, dopo l'avviso di chiusura indagine che preclude, salvo sorprese, la richiesta di rinvio a giudizio, i due indagati hanno 20 giorni per chiedere di essere interrogati o presentare memorie difensive. Valuteremo con la mia assistita se procedere a riti alternativi oppure andare al dibattimento.